Salve amici di YouTube e benvenuti in questo ultimo episodio di Outlast, speriamo. Allora, andiamo avanti. Mia, che casino. Allora, corriamo. Ok, chiudiamo. Ok, cadaveri. Ok, un'altra nota. Documenti, dei mostri, sì, bla bla bla. Sì, a parte cosa devi dire, ok, va a fa culo. Non ci interessa, tanto abbiamo quasi forse finito, se non sbaglio, la puntata. Vabbè, corriamo. Ok. Cos'è? La macchina... L'assemblatore, la camera di alimentazione, le molecole per precursione, vanno i ricordi dell'articolo che sono letti su internet, probabilmente da ubriaco, probabilmente era distratto, del tutto insufficiente a capire come distruggerla, ma il centro di tutto è Billy, devo trovarlo, ucciderlo per porre fine a tutto questo. Ok. Corriamo qua. Tutto... Ok, una pila. Però non posso averle, quindi vaffanculo, c'ho la batteria al massimo. Ok, nuovo obiettivo, chiudi la valvola delle riserve di fluidi. Ok, chi è questo? Billy. Secondo il referto medico di Billy dovrebbe avere 23 anni. A guardarlo gliene daresti almeno 50. Portali male, come se la sua vita fosse stata una continua sofferenza. Ucciderlo sarà un atto di... vabbè. Lui sarebbe il fantasma, in poche parole. Ok, corriamo. Ok, una pila. Ce ne frega un cazzo, tanto abbiamo finito. È chiuso. Andiamo giù. Chi è quello? Ah, è quello, uno dei cosi. Uno di quelli. Ok, corriamo qua. Si può aprire? Ok. Corriamo qua. Apriamo. Scendiamo giù. Supporto vitale. Ecco i polmoni di Billy Hope, il suo fegato, il suo supporto vitale, un macchinario grande quanto lo stadio di calcio. Solo per tenere in piazza vaffanculo, io rompo tutto. Bravo, sì, rompiamo tutto. Ok. Corriamo qua su, vediamo se... che cazzo la videocamera. Ok, proviamo a salire qua. Sono passati 3 minuti, ragazzi, Cioè, immaginate. Ma una nota, di nuovo, non ce ne frega un cazzo. Leggiamo, bla bla bla, dai, su. Dal diario personale, vaffanculo. Dai. Caffè. Corriamo qua. Se scale sono... Ok. Chiudiamo. Ok. Stacca la corrente al generatore, ok. Qui ci sarà il fantasma? Credo. Spero che sia incazzato. Cazzo! È qua sicuramente. Ma che cazzo, chiudi! Oh cazzo! Porca troia! Corri. Chiudi. Vabbè, affanculo. Corri. Dai! Porca troia! Dove cazzo sto andando non lo so, però andiamo qui. Corri. Allora. Che cosa c'è? Altre scale, mica, tutto scale. Dai.
di fare qua. Quante scale, però dai! Corri, 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 dai, dai, dai. Devo saltare. Vai! Oia! Vai! Oh, cazzo, non si vede un cazzo. Non so dove cazzo sto andando. Purifichiamoci. Ah, vai. Oh, cazzo! Merda, corri, 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 dai che ci stanno seguendo, cazzo, ci fa il culo questo qui. Qua giù? Ah no, dobbiamo aprirlo. Ok. Ok, scendiamo giù. Dovremmo ritornare di là sicuramente. Adesso siamo nella cacca perché è lì. Ecco qua. Adesso dobbiamo scappare perché lui ci insegue. Ok, saltiamo. Cazzo! Mi ha preso, vaffanculo. Vattene a cagare. Oh. Cosa sta succedendo? Chiudi. Cazzo, siamo messi male. Corri, 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 che ci stanno seguendo ancora. Porca troia. Chiudi. Minchia, dai, che ci manca poco, su. Vabbè. Cosa ce ne frega, voglio capire. Merda, è lì. Cazzo, è lì, porca troia. Programma di attenzione, ok, bravo. Cazzo. Corri, 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 corri. Qua andiamo, perché non so dove cazzo devo andare. Non so dove cazzo sto andando, aiutatemi. Di nuovo qua dobbiamo ritornare, è vero? Ok. E corriamo su. Minchia, è lì, cazzo. Corri! Minchia, è qua. Corri! Che dobbiamo distrarlo. Cazzo, corri, corri, porca troia! Corri, corri, corri. Anzi, io sto scappando come un dannato. Chiudi, chiudi! Ogni volta dobbiamo fare così, perché sennò lui ci segue. Qua c'è qualcosa che devo fare, non so che cosa però. Qua, mette la mano. Aia. Cosa sta succedendo?
Nuovo obiettivo, esci. Sì, ma cosa si è entrato dentro di me sicuramente. Non ce la faccio ad uscire. Io sto camminando, ma non capisco. Cioè, sto andando dritto, ma non capisco. Dai, dai che ce la puoi fare, su. Qualcuno mi uccida almeno, almeno, cioè, non esce fuori questo qui. Tutto sto casino per poi forse essere imposseduti da un demone. Perché ho visto che è entrato dentro, quindi, cioè. Bravo, uccidetemi. Bravo, sì, fatemi fuori che è meglio. Gott Himmel, sei il nuovo ospite. Becomes a host. Jesus, God, what is that doing? Non si capisce. Così. Vabbè, ragazzi. È finito così, cioè. Sarò il nuovo ospite io, o boh, non so, non ne ho idea. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Bayon Community, finalmente abbiamo almeno finito Outlast, e anche Amnesia ho finito ragazzi, quindi se volete le puntate di seguito ve le metto. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto, un saluto da Bayon Community, ciao a tutti.